sì, è proprio così, hai letto proprio bene. Sky aumenta anche il prezzo di attivazione dello Sky Q Black. Quindi adesso andiamo a vedere e vi racconto un po' quello che è successo. Vai! Questo aumento è derivato, in verità non lo so di preciso, perché ormai non ci dicono quasi più niente, aumentano e via discorrendo. Ci sarà questo aumento, c'è già stato veramente, è partito dal 16 marzo. Questo aumento, per chi volesse il nuovo Sky Q Black, dovrà pagare 99 euro di attivazione. Queste 99 euro si pagherà una volta sola, è una tantum, però sono sempre 99 euro. Prima il costo era 29 euro, invece adesso è arrivato a 99, mentre il prezzo dello Sky Q Platinum rimane invariato a quello, cioè il prezzo di attivazione di 29 euro. Poi, a seconda dell'anzianità del cliente, si parte da un 6 euro al mese in più fino a 12. Quindi questo video era un po' per spiegarvi questo nuovo aumento. Di preciso non so, forse perché i decoder stanno iniziando a scarseggiare o sono direttive nuove aziendali. Certo, potete fare il nuovo Sky via internet, ma non avete ancora la possibilità di registrare. Quindi per questo video quello che vi ho spiegato era più che altro questo aumento. Poi, se volete altre informazioni, mi potete contattare qui sotto premendo sul link, mi mandate un messaggio, io o il mio team cercherà di rispondervi al più presto possibile. Quindi, se ancora non l'ha fatto, ti invito. Quindi, prima cosa da fare è cliccare se vuoi informazioni, manda il messaggino e noi ti risponderemo. Seconda cosa, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!